Salve a tutti amici e ben ritrovati a questo mio nuovo WinApp Blog. Un saluto da parte di MacuPeru che come sempre vi dà un bel ritrovati a questa mia nuova registrazione. Oggi ragazzi voglio andare a farvi conoscere tre applicazioni completamente gratuite che potete scaricare dall'Apple Store e che servono più che altro per un discorso estetico. Allora, la prima che voglio andare a farvi conoscere è questa. Far Plus 3D Lite. Che cos'è? Eccola qua. È una sorta di fuocherello molto ma molto carino e ben fatto che vi dà la possibilità, diciamo, di poterlo impostare sia come screen server che come sfondo sul vostro desktop. L'icona che vi si presenta una volta avviata è questa. Eccola qua. Vi appare sia nella dock che diciamo sulla barra, sul menu barra. Da qua avete la possibilità di andare sulle preferenze e come vedete semplicemente decidere di impostare l'icona o sulla dock, sul menu bar oppure su entrambe. Poi cosa avete la possibilità di fare? Regolare il volume di alcuni effetti sonori che si possono impostare diciamo su questo wallpaper, che sono questi. Sentite? Non so se si sentono, eh? Eccoli qua. E qua avete la possibilità di avviare l'applicazione al vostro login. Molto ma molto semplice. Questa è una. La seconda che voglio andare a farvi conoscere è questa. Dove? L'ho persa. No, eccola qua. Come vedete, anche questa, diciamo esteticamente molto ma molto carina. Come vedete questa sorta di orologio che potete diciamo utilizzare anche questo come o screen server o anche sfondo diciamo nel vostro desktop. Come vedete l'orario è diciamo giusto. Anche qua stesso discorso. Adesso io ho impostato perché mi venga diciamo visualizzata l'icona soltanto qua sul menu bar. L'icona che vi si presenta è questa, vedete? E da qua, come diciamo lo sfondo di prima, l'applicazione di prima, avete la possibilità di cambiare le preferenze. Come vedete è identico, non cambia niente, il pannello è identico. Qua potete aggiungere altri effetti sonori. E anche qua potete, diciamo, decidere i minuti da far partire lo screen saver con questa applicazione. Vedete? I minuti da qua. 3, 5, 15, 30, 1 ora, 2 ore e così via. Bene. L'ultimo che voglio andare a farvi conoscere è questo. Aquarium Light Live Lite. Eccolo qua. È questo qua. Qua a differenza degli altri non avete l'icona qua sopra, ma vi ritrovate qua vicino alla mela, diciamo, vedete la possibilità di impostarlo e quant'altro. Anche qua vedete 5 minuti, questo lo possiamo anche togliere, anche questo, e da qua possiamo farlo partire. Aspettate. Per avere una sorta di review. Eccolo qua. Anche questo molto 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 carino. Cioè, la qualità dell'immagine, ragazzi, è stupenda. Unica pecca di questo è che praticamente non ha nessun effetto sonoro. Però per il resto è molto ma molto carino, ragazzi. Bene, detto questo, MacuPeru vuole andare a ringraziare le persone che... gli ultimi iscritti. Allora, Minecraft Italia 98, Leggenda 88, Ale 99041, noi veneriamo la Mela, che penso sia anche vincitore del contest, tanti diciamo, auguri anche per te, poi dopo ci sentiremo per l'applicazione, Angel Deni 10691, Tepep 98, Luca Hero 93,
Grazie anche a voi amici di esservi iscritti al mio canale. Presto Macuperio tornerà con altri video tutorial, review di applicazioni e quant'altro. Spero possiate anche voi trovare, come tutti gli altri amici che si sono iscritti, qualcosa di, diciamo, di utile nei miei caricamenti. E che altro dirvi, ragazzi? Ci sentiamo alla prossima e, come sempre, pace e bene. Ciao ciao!